Da Civitavecchia a Barcellona a bordo di un traghetto firmato Grimaldi. 4 giorni di viaggio per un'inchiesta davvero da seguire fino alla fine. Finalmente siamo arrivati a Barcellona con la Grimaldi Cruise Barcellona, la nave gemella della Cruise Roma. Tutti i giorni c'è un servizio tra Roma e Barcellona e siamo arrivati per un'occasione proprio speciale, l'inaugurazione del nuovo terminal Grimaldi, che non è solo un terminal per passeggeri, ma è un terminal con un ampio parcheggio per semirimorchi e per veicoli guidati, in modo da favorire al massimo le autostrade del mare tra l'Italia e la Spagna. Oh, eccoci, finalmente siamo al ristorante qua della Grimaldi Cruise Barcellona e dopo le operazioni di carico riusciremo a mangiare qualche cosa. Siamo al ristorante della Cruise Barcellona, naturalmente la Grimaldi, e siamo qui per farvi un po' vedere, insomma, tutto quello che succede, compresa l'inaugurazione del nuovo terminal di Barcellona. Terminal non solo per passeggeri, ma anche per camion e anche per semirimorchi non trainati. Ci sono molte caratteristiche sulla Cruise Barcellona che ho qui sul mio iPad, ad esempio la lunghezza, la larghezza, caratteristiche tecniche, ma quello che più interessa a noi del mondo del trasporto sono i 3000 metri lineari di carico, quasi un record tra i traghetti in tutto il Mediterraneo ma anche nel nord Europa. E poi una cosa molto importante per noi camionisti è sicuramente la tessera, la driver's card, che a parte che dà accesso al driver's club dove c'è l'unica sala fumatori al chiuso della nave, ma poi soprattutto consente un 10% di sconto su tutto quello che si compra a bordo, ma questo forse è il meno, consente il 40% di sconto su tutto quello che consumate a bordo, che siano bevande, cibi, in qualunque ristorante, in qualunque bar. E adesso, finalmente, dopo tutte le operazioni di carico, il nostro maître, naturalmente napoletano, come uso in casa Grimaldi, ci porterà una vela caprese. Grazie mille. Dopo essere stati ospiti all'inaugurazione del nuovo terminal di Barcellona della Grimaldi Lines, terminal per passeggeri, autovetture e naturalmente camion e semirimorchi, ci godremo a brevissimo la vista delle bocche di Bonifacio. Ma non è tutto, avete visto la nave, avete visto come funziona, avete visto le sue principali caratteristiche. Nel numero di settembre di Trasporto Commerciale pubblicheremo un'inchiesta sui costi, ma le autostrade del mare, ovvero le autopistas do mar, convengono veramente? La risposta è senza dubbio sì e la vedrete su Trasporto Commerciale. Naturalmente il tempo è tiranno,
e tiranno anche per noi. Ma la nave l'abbiamo veramente ripresa tutta, anche la sala macchine. Sala macchine dove pulsano 4 12 cilindri a V. Pensate che pesano 166 tonnellate ciascuno. Ma naturalmente le immagini non sono andate sprecate. Le vedrete in una prossima puntata di Trasporto Commerciale, sempre qui su Dinamica Channel. Massimiliano Barberis è andato a Porto d'Ascoli per un particolare raduno di camion. Scopriamo insieme di che cosa si tratta. Dopo la sfilata dei camion arriviamo al cuore di questo nostro viaggio nelle Marche. Domani sarà consegnato questo Volvo FH500 con questo retarder, questo foit idrostatico, un rallentatore, il VR3250, le cui caratteristiche peculiari sono il rotore e lo statore, che si possono notare in questo spaccato, la coppa dell'olio, lo scambiatore di calore qua in basso e la centralina che prende i comandi, diciamo, dal computer di bordo. Dopo aver visto dall'esterno e anche all'interno, visto che è uno spaccato, il rallentatore foit, vediamo in cabina il funzionamento del mezzo. È questa leva che ha 4 step, dal 25 di potenza al 100%. È intuibile che non si debba assolutamente arrivare, come usano molti autisti, subito al massimo della potenza, perché c'è il rischio che il camion si impunti, ma lentamente, a seconda delle necessità di guida, arrivare lentamente, ribadisco, a ottenere il rallentamento senza toccare i freni. Con Andrea Bianchi e con Alberto Vesprini facciamo un attimo due battute sul Volvo FH750 e sui rallentatori della Foyt. Allora, tu sei un venditore della FIMI, lo si chiama a Porto d'Ascoli, e hai venduto il primo FH750 d'Italia. Sì, il veicolo è stato venduto a una società che trasporta, diciamo, trasporta e opera nel mondo dei legnami. Il lavoro è molto gravoso, quindi era efficace avere sia 750 cavalli e il rallentatore Foyt per le parti scomode in cui opera la macchina. Infatti il cliente, diciamo, sposta tronchi dal bosco e li distribuisce in varie regioni d'Italia. Questa cosa che apparentemente si vedono in autostrada, sono giganteschi questi semirimorchi che trasportano i tronchi, riescono a fare questo mestiere con un oggetto che pesa 65 kg, giusto? Esatto, sì, noi abbiamo dei veicoli che prestazionalmente sono delle Formula 1, 750 cavalli, potenze coppia esagerata, riescono a mantenere velocità costanti con 44 tonnellate e in frenatura sono costretti a limitarsi perché hanno i tradizionali freni a disco, mentre noi con un prodotto appunto di 65 kg, una coppia che è maggiore di quella del motore stesso, abbiamo delle prestazioni eccezionali da Formula 1 anche noi. E avere un veicolo che sia in accelerazione che in frenata ha una velocità costante, una potenza costante, è un non plus ultra che è indispensabile per la trazione moderna, insomma. Poi Foyt è il costruttore per eccellenza dei rallentatori. Siamo nel mercato degli anni 60 e siamo veramente quelli che tecnologicamente più innovativi in assoluto. Perfetto, grazie Alberto. Con Pino Trevisani, agente della FIMI alla mia destra, e Armin Rieck, a capo della divisione stradale della Foyt, parliamo del fatto che tu sei quello che vende praticamente più Volvo, ma soprattutto più Volvo con Foyt in tutta Italia. Sicuramente è un valore aggiunto sul veicolo, è impossibile oggi non prevederlo della composizione del veicolo. Per la sicurezza stradale, anche per il discorso dell'autista, è un mezzo esclusivamente importante e io, come la FIMI, la nostra organizzazione, lo propone al 100%. Perfetto.
perfetto. Bisogna fare un monumento, Armin, allora, a Pino. Sono il primo a fare il primo sasso di questo monumento. E, c'è da aggiungere che il signor Trevisani da anni è tra i top venditori della Volvo in Italia. E addirittura quest'anno Pino ha fatto il primo posto della classifica assoluta. E grazie alla sua filosofia che va controcorrente di tutti, perché nonostante che il veicolo abbia un prezzo superiore col nostro rallentatore, lui vende grazie a quel fatto ancora di più. E io vi dico che un fantastico mezzo come il Volvo ha bisogno di un altrettanto fantastico rallentatore Foyt. Comunque ricordatevi sempre di utilizzare anche il nostro lubrificante Foyt per la manutenzione. Gabriele, Pino le ha appena consegnato le chiavi di questo Volvo con il rallentatore Foyt. Mi dica il motivo di questa scelta. Ah, io l'ho già avuto, quindi va benissimo ed è un grande freno, quindi mi sono trovato molto bene. Armin, ma questo non è un rallentatore Foyt? Non ha 5 scatti, no, neanche 4, è la freccia. Impossibile, quasi, no, fantastico di vedere anche qui il cablaggio, oggi guardando il mazzo cavi del Canbus, dei mezzi moderni. E poi, visto che allora hanno portato il boom economico con questi mezzi, io mi chiedo, ma come deve essere il boom di questi anni a venire se abbiamo questi mezzi fantastici là che abbiamo visto tutt'oggi? Sicuramente anche con dei mezzi Volvo, ma soprattutto con dei mezzi Volvo con i rallentatori della Foyt. Grazie a tutti. E con quest'ultimo servizio firmato da Massimiliano Barberis si chiude anche questa nostra puntata. Appuntamento a settimana prossima con Trasporto Commerciale, sempre qui su Dinamica Channel.